Dio cambia il tuo deserto in un lago d'acqua. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Continuiamo ad ascoltare il Vangelo che ci viene proposto in questo tempo di Avvento. Oggi abbiamo Matteo 11:11-15. In quel tempo Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E se volete comprendere, è lui, quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Amen». Cari amici, anche oggi viene ripresa la figura del Battista che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Giovanni il Battista, dice Gesù, è quella persona davvero grande, più importante, nata tra coloro che sono stati come profeti in Israele. Giovanni Battista, dice, è il nuovo Elia, colui che doveva venire. Questo giovane, trentenne, aveva soltanto 6 mesi più di Gesù, ma un giovane che dentro il suo cuore e in tutto il suo essere c'era uno spirito profetico che annunciava la venuta di Gesù, di Yeshua, del Salvatore. E lui ha saputo cogliere il tempo giusto, il tempo della venuta dell'agnello di Dio. Gesù stesso dice che lui è colui che ha aperto la bocca e ha proclamato la sua venuta. Poi dice anche che dai giorni di Giovanni il Battista ad ora il regno dei cieli subisce violenza. Perché Giovanni il Battista ha annunciato, ha predicato con forza nel deserto: ecco l'agnello di Dio, seguite lui. Ecco Gesù, il Figlio di Dio, ecco la risposta di tutti i problemi. Ma tanti non l'hanno accolto, ma tanti lo hanno schivato, ma tanti lo hanno giudicato. Oggi, fratelli e sorelle, siamo chiamati ad essere strumenti nelle mani di Dio come Giovanni il Battista. Tu che sei cristiano, sei chiamato ad annunciare il Verbo di Dio, la buona notizia. Sapete qual è la buona notizia? La liturgia stessa ce la propone. Isaia 41. Io sono il Signore tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico: non temere, io ti vengo in aiuto. Questa è la buona notizia. Non siamo soli, tu non sei solo. È il Signore al tuo fianco, addirittura dice il Signore ti prende la mano destra, non ti molla, non ti lascia. Dice tu gioirai nel Signore, io ti risponderò. Ecco le meraviglie di Dio. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in zona di sorgenti. Ecco ciò che ha annunciato il Battista. Sta per venire colui che vi battezzerà in Spirito Santo, colui che cambierà la vostra vita. Come può cambiare la nostra vita se non attraverso lo Spirito Santo? Ecco il deserto che viene cambiato in un lago d'acqua. La nuova vita, fratelli e sorelle, è nello Spirito Santo. E Gesù è venuto per immergerci, per battezzarci nello Spirito Santo. Ma se noi non lo invochiamo, se noi non abbiamo una relazione quotidiana con lo Spirito Santo, non facciamo questa esperienza del miracolo, del deserto che si trasforma in un lago d'acqua. Vi invito
quotidianamente, soprattutto in questo tempo di avvento, invoca lo Spirito Santo. E la Bibbia ce l'ha insegnato. Basta soltanto dire: vieni, o Spirito Santo. Vieni, o Spirito. Ruach in ebraico. Vieni dai quattro venti. Soffia su di me, sulle ossa inaridite, porta vita. Vieni, Spirito di Dio. Vieni, Spirito di Cristo. Vieni, o Spirito del risorto. Fammi rivivere. Fa che i miei pensieri siano rinnovati, che il mio cuore sia rinnovato. Donami un nuovo zelo, un nuovo entusiasmo. Spirito Santo, io ti invoco. Ti invochiamo, Spirito Santo, nella nostra vita. Vieni e soffia in tutte le aree, soprattutto dove c'è la morte, dove c'è lo scoraggiamento, dove c'è la disperazione. Spirito Santo, porta la vita. Concedimi di aprire gli occhi e di vedere le meraviglie di Dio Padre in me. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco lo slogan dal profeta Isaia di oggi. Dio cambia il tuo deserto in un lago d'acqua. Invoca lo Spirito Santo, credi a Lui e ti farà vedere che tutto è possibile per chi crede. Amen. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.